che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella. Vai. Hai visto che Lazio? Io sono romanista, però devo dire che avete giocato ma bene. Ma Roma, ma che cazzo sapà? Senti. Tu hai detto, onorevole. Il capitano dell'Italia è Gottiero. E Maldini. E Totti. Maldini, vedi, pure sportiva sta nonna. Tu Aldi, senta, onorevole, vorrei domandarle una cosa. A proposito dei giochi, secondo lei lo Stato non appoggia troppi giochi, casinò, poker? Allora, le sigarette nuociono gravemente alla salute, ma anche tutti questi giochi sono legalizzati dallo Stato, perché la gente si sta mangiando tutte le pensioni e l'economia non cammina più. Cosa si può fare? Con me sta sfondando una porta aperta, perché ho appena presentato un disegno di legge proprio sul gioco d'azzardo e soprattutto affetto da ludopatia, cioè quella che è diventata una vera e propria malattia del gioco, e spendendo quel poco che ricevono di pensione e così via dicendo. All'interno di tutto questo c'è lo scandalo, due scandali. Uno dello Stato che ha appena autorizzato altre 2000 e apertura di sala giochi in giro per l'Italia. E poi, francamente, l'idea dello Stato che si succhia il sangue dei cittadini, dei più deboli e dei più poveri, sui giochi comincia a diventare scandaloso. Molti hanno lanciato un grido d'allarme, dalla conferenza episcopale a varie associazioni. La commissione ha iniziato un'indagine conoscitiva, ma non c'è bisogno di un'indagine, basta vivere a Roma per rendersene conto. Questo è uno degli scandali di Stato. Ecco, anche perché i negozi chiudono e aprono tutte queste slot machine. Ma come si fa? Sì, tra l'altro anche, visto che siamo a Roma, con grave danno al decoro, perché antichi cinema, antichi teatri trasformati in slot machine, francamente è una cosa che insomma fa ribrezzo. Navigatori, poeti e pure giocatori qui alla fine. Ahimè, ma giocatori è il mal a gioco. Forse è una piaga sociale, e mi dispiace molto, perché c'è gente che va, fa la spesa e passa a giocare come una specie di dipendenza. E i gratta e vinci, che ci sono di tutti i tipi? Gratta a lui. Gratta e vinci, gratta e gratta. Quelli pure lo Stato li emette, quindi, no? Eh sì. 2000 sala giochi in più. Torno a sottolineare questo scandalo, ma meno di un mese fa, di fronte a questo allarme che sta crescendo. Bisognerebbe fare una nuova canzone, invece di la vita è tutto un quiz, la vita sta diventando tutto un gioco, ma malsano. E la cosa che mi sorprende, che mi preoccupa, è il numero di giovani che si stanno accostando per la prima volta al gioco. È una cosa veramente inaccettabile, che l'unica cosa che abbiamo da proporre ai nostri giovani è questo gioco d'azzardo. Grazie. Stai lontano da scuola, a te volo govanziere, niente voglia, niente spera, cade niente sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta mo, con mi so sicure te. Hai vita, hai vita mia, hai cuore, a chi stu cuore si sta. Prima l'ultimo sarà per me.